voglio collegarmi alla riflessione che abbiamo fatto ieri a proposito di questa comunione, di questo rapporto tra peccatori e santi, e ieri ci siamo soffermati sulle parole di Teresina di Lisieux. Dicevo che voglio collegarmi a un grande scrittore francese, ha scritto grandi opere di spiritualità, Charles Péguy. Charles Péguy, in un'opera che si chiama La ricerca della verità, praticamente dice che i peccatori, quindi noi, tendiamo la mano verso i santi, verso i beati che sono nel cielo. E i santi e i beati tendono le loro mani verso di noi, anzi prendono le nostre mani, e noi insieme a loro saliamo fino ad arrivare, e qui vi leggo le parole di Charles Péguy: l'uno tirando l'altro risalgono a Gesù. Quindi non sono solo i santi che ci tirano, ma l'uno tirando l'altro, perché nella comunione dei santi c'è comunione di impegno, c'è comunione di amore, c'è solidarietà, e quindi l'uno tirando gli altri arriviamo fino a Gesù. E questo è bello, perché in queste parole noi possiamo vedere in quel tirare l'uno per l'altro, non è un tirare fisico, ma è un tirare spirituale. E che cosa è questo tirare, se non un attirare? È un attirare tutti verso Cristo. Gli stessi santi non attirano a se stessi, ma attirano a Cristo. E qual è la forza di questo attirare, se non la preghiera? La preghiera che è forza, la preghiera che ci attira, la preghiera che ci unisce, la preghiera che ci porta appunto a fratelli e sorelle che ci hanno già preceduti in cielo e che sulla terra, come diceva Teresa di Lisieux, hanno sperimentato il nostro stesso dolore, le nostre stesse lotte, il nostro stesso sforzo di camminare e di santificarci. E chi vive, come abbiamo detto già, chi ha vissuto questa esperienza non ti giudica, ma ti incoraggia, ti capisce, ti comprende. E questo è importante. Sentirmi come peccatore non giudicato da altri fratelli e da altre sorelle che semmai hanno continuato il loro cammino già qui sulla terra, faticoso anche per loro, che ora dal cielo ci incitano, ecco, i santi sono quelli che fanno il tifo per noi, fanno il tifo per dire coraggio, cammina, convertiti, perché tu come me, anche io ho peccato come te, ma io mi sono rialzato grazie alla forza di Gesù, grazie al perdono di Dio, anche tu puoi farcela. Quindi non sentiamoci soli, i santi fanno il tifo per ciascuno di noi, e ciascuno di noi può essere attirato a Cristo grazie a questo tifo dei santi, grazie alla forza che ci viene dalla comunione dei santi e grazie alla forza straordinaria della preghiera. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!